Credo che Napoli stia dimostrando quello che ha, il valore che ha, è una squadra che, come abbiamo sempre detto, può vincere questo campionato. Napoli che sta facendo veramente delle cose sia a livello internazionale che nazionale, egregissime. Andiamo ai nostri amici che telefonano, Andrea da Napoli, e naturalmente penso sia contento del bel successo della squadra napoletana. Sì, salve, buonasera, sono Andrea da Napoli, complimenti per la trasmissione. Da quale rione di Napoli, già che ci siamo? Dalla provincia di Napoli, Terzigno. Terzigno, perfetto. Praticamente volevo capire un po' questo Napoli, dove può arrivare, perché questo Napoli, non gli danno fiducia, non ne parlano bene, non ne parlano mai. Ma ne abbiamo parlato bene adesso con Tardelli. Abbiamo parlato bene sempre del Napoli. Diciamo che è difficile andare avanti su due fronti, ma noi del Napoli abbiamo detto che potrebbe essere una delle squadre che potrebbe vincere lo scudetto. Buonasera, io volevo dirvi che sono appena uscito dallo stadio e ho visto la partita. Ho sentito anche salendo in macchina i primi commenti, cioè i commenti finali dei vostri inviati, che facevano riferimento a che una squadra che può vincere il campionato potrebbe, giusto anche che sia un po' aiutata come è successo. Io credo che non sia un commento corretto, perché l'Inter fino al 40° ha dimostrato di giocarsi la partita alla pari. Mi è piaciuto molto il commento del dottor Garcia, che ha detto la verità. Una volta che l'ammonizione inesistente a Obi ha compromesso la partita, poi l'espulsione, tutto è cambiato completamente. E quindi credo che, soprattutto per chi non ha visto la partita, chi magari l'ha ascoltata alla radio, un po' più di obiettività faccia sempre piacere, perché, ripeto, l'Inter fino al 40° era in partita, certamente. Era assolutamente in partita, e credo che ci sia da riflettere anche su certi arbitri che, con troppa mania di protagonismo, delle volte compromettono dei begli incontri, che a quel punto era veramente un bel incontro. Diciamo anche, come ha sottolineato Garcia, che il direttore di gara non è stato aiutato dai suoi collaboratori, perché insomma sull'episodio del rigore tirato con Campagnaro, che entra in area nettamente prima di quando Hamsik va a battere il calcio di rigore, diciamo che obiettivamente, un attimo ti do la parola, Delfino. No, visto che sono stato chiamato in causa dalla squadra, no, certamente, finiamo il ragionamento e ti diamo subito la parola. Allora, posso semplicemente ricordare all'ascoltatore che io non ho assolutamente detto che è giusto che una squadra sia aiutata, non posso dire una cosa del genere. Ho semplicemente detto che a volte capita che le grandi squadre, anche quando vincono lo scudetto, magari hanno qualche episodio arbitrale più a favore che non a sfavore. Queste sono state le parole che ho detto. Non posso aver detto che sia giusto che una squadra venga aiutata. Certo, diciamo che le squadre che vincono lo scudetto hanno anche qualche volta la fortuna che l'altro. Esatto, ho detto solo quello. Abbiamo detto più volte che il successo del Napoli stasera è stato meritato, così certo, come condizionato da un episodio che non può non passare inosservato, anche perché adesso ascolteremo Ranieri, che sta parlando soltanto di quello. Insomma, quello d'altra che è giusto, parte giusto. È un vecchio adagio del calcio: la legge è uguale per tutti, ma per qualcuno è un po' più uguale. Questo lo è sempre stato, me lo ricordava anche un ex giocatore della Juve. Dice: poi che il Napoli sia una grande squadra, questo non lo mette in dubbio nessuno. E abbiamo detto anche con Mazzeo fine partita che, al di là dell'episodio, il successo è meritato. Sai, l'ascoltatore chiaramente era amareggiato, salendo in macchina dal 3-0, insomma, aveva preso tre legnate. 3-0 è sempre meritato. Probabilmente Filippo, che ci chiama da Roma e che ci vuole parlare della Roma. Ha vinto soffrendo, però tutto sommato ha vinto. Secondo voi Bojan Krušić può fare un buon campionato sia assieme a Capitan Totti? Io sono romanista e interista, sono romanista e interista, sono romanista e interista, sono romanista e interista, sono romanista e interista. Vorrei anche una vostra risposta, vi saluto, buonasera.